12 mesi fa ho deciso di intraprendere un percorso di ricomposizione corporea insieme ad uno dei coach più bravi a livelli internazionali e una figura di ispirazione per me, Menno Hanselmans, da cui ho anche preso la mia certificazione personal training. Dopo anni a provare le classiche routine di bulking e cutting, ho deciso di affidarmi a lui e di provare a lungo termine una ricomposizione corporea. In questo video ti darò i miei pensieri, i pro e i contro sulla ricomposizione corporea e proveremo a capire insieme se è effettivamente possibile per un lifter naturale farla in pratica e se la consiglio anche a te. Fammi sapere cosa ne pensi del video, mi raccomando lasciaci un like, iscriviti se non l'hai ancora fatto e iniziamo! Allora, per prima cosa vi parlo un attimino del mio percorso di ricomposizione. È iniziato a giugno 2020, quindi più di un anno fa, che ho contattato Menno, gli ho mandato le mie foto, gli ho spiegato un attimino il mio percorso precedentemente e insieme mi ha consigliato e abbiamo discusso di iniziare una ricomposizione corporea. Che cos'è una ricomposizione corporea? È praticamente un percorso in cui proviamo nello stesso momento, quindi simultaneamente, a bruciare grasso e a costruire massa muscolare. Dato che comunque venivo da una fase di lean bulk, gli ho praticamente detto: ok, tu, vedendo la mia immagine in questo momento, cosa mi consigli di fare? E lui ha detto: se noi riusciamo ad allenarci con una giusta intensità, anche se ti stai allenando da tanto tempo, andiamo ad ottimizzare le cose, ti metto in un lieve deficit calorico e proviamo a bruciare grassi tramite il deficit calorico, ma allo stesso tempo con un buon allenamento ottimizzato e con un'alta intensità andiamo a costruire massa muscolare. Quindi questo è stato l'inizio del mio percorso, giugno 2020, che abbiamo poi protratto per tutta l'estate e che io ho continuato a seguire anche per gran parte del 2020 fino anche ad arrivare a gran parte del 2021. Le mie ragioni per fare una ricomposizione corporea. In realtà avevo fatto già diversi cicli di massa e di definizione e ero arrivato a un certo punto dove non mi andava né di mettere su tanto grasso per provare ad aumentare la massa muscolare, né avevo particolarmente voglia poi successivamente di dover fare un periodo di definizione abbastanza aggressivo per togliere il grasso che avevo accumulato durante la fase di massa. In più, dato che praticamente siamo in estate, mi farebbe piacere mantenere, se non migliorare, la mia condizione attuale, perché ovviamente il nostro fisico risalta al meglio non è solamente quanto in termini assoluti di massa muscolare abbiamo, ma in realtà la proporzione tra massa muscolare e grasso, perché noi possiamo pure avere un sacco di massa muscolare, ma se abbiamo tanto grasso con quello, il fisico poi non risulta così tanto estetico. Quindi questa era, diciamo, la mia posizione, diciamo il mio pensiero all'inizio della ricomposizione corporea, che poi appunto abbiamo deciso insieme a Menno effettivamente di seguire. E adesso, cosa dicono le persone in generale sulla ricomposizione corporea? Lo sento un sacco in questa industria che non è possibile fare una ricomposizione corporea solamente se si è in una determinata condizione. Ad esempio, la ricomposizione non è possibile per lifter avanzati, è solo possibile per lifter principianti. La ricomposizione si può solo fare se si riprende dopo un lungo periodo di stop dall'allenamento, appunto, ma non è generalmente consigliato per nessuno. E questo era qualcosa che pensavo anche io. Con Menno invece abbiamo visto insieme un po' della letteratura scientifica esistente e se andate a sfogliare gli studi è molto ovvio che la ricomposizione corporea non è strettamente legata solamente per principianti oppure in alcune condizioni. Sicuramente è più semplice in queste condizioni, ma è fattibile ed è possibile e si verifica pure anche in atleti avanzati. E ci stanno numerosi studi fatti in atleti, ad esempio di football americano, professionisti, in cui nello stesso momento hanno bruciato grassi e messo massa muscolare, e ci sono studi e studi anche su powerlifter, su altri atleti professionisti di altre discipline, e si vede che è possibile simultaneamente bruciare grassi e costruire massa muscolare. Quindi, se in realtà vediamo in un modo olistico la scienza, la ricomposizione corporea è fattibile anche per più persone di quanto non pensiamo. Ovviamente può non essere la strada preferita se uno vuole massimizzare la presa di massa muscolare oppure massimizzare il deficit calorico, ma se una persona si ritrova in una condizione dove vuole fare entrambe le cose simultaneamente, la ricerca scientifica ci dimostra che effettivamente ci sono degli studi a supporto e che si potrebbe effettivamente fare. Ovviamente con qualche, anzi, con molta precisione nella dieta, con molta intensità nell'allenamento, e bisogna praticamente ottimizzare il proprio protocollo. E qui voglio mettere quindi in foto i miei risultati dopo 6 mesi di questo percorso di ricomposizione corporea. Inizialmente ho iniziato con un lieve deficit calorico, perché per fare una ricomposizione dobbiamo più o meno stare intorno al nostro mantenimento, intorno al nostro fabbisogno
bisogno giornaliero, ma soprattutto ci saranno alcune giornate in cui stiamo leggermente sotto, se vogliamo fare una ricomposizione di definizione, e anche alcune giornate magari in cui stiamo leggermente sopra, dove appunto abbiamo un piccolo surplus calorico che potrebbe essere utilizzato per appunto favorire la costruzione muscolare. Quindi in realtà stiamo molto vicini al mantenimento, io gran parte della mia ricomposizione l'ho fatta un tantino sotto il mio mantenimento, parlo di magari 100-200 calorie, e l'ho protratta appunto fino a novembre, e da giugno a novembre sono passati appunto 4-5 mesi e questi sono i risultati. Il mio fisico, direi, ottimo rapporto tra proprio volume muscolare, tra definizione, e decisamente ce l'ho fatta a mantenere, se non addirittura migliorare, la mia percentuale di massa grassa, la mia condizione. E quindi per i primi 6 mesi ero felice, i carichi in palestra continuavano a progredire e diciamo che sulla mia pelle, testandolo, ho visto proprio in pratica come fosse possibile attuare una ricomposizione corporea. Voglio però vedere i risultati dopo 12 mesi e qui secondo me è la cosa più importante e la cosa più interessante di tutte. Mentre dopo i 6 mesi il mio fisico nettamente avevo visto un miglioramento, cosa è successo dopo un po'? Dopo un po', anche se mi allenavo forte in palestra, i carichi progredivano, in termini visivi ci sono successe due cose. Uno, non mi sentivo di progredire in termini di volume così tanto, quindi la mia massa muscolare, anche se stavo diventando sempre più forte, come se non mi sentivo molto pieno, ok, fisicamente, muscolarmente. Due, mi è iniziato anche a pesare un pochino il fatto che non stavo consumando così tanto, quindi mi ricordo che ad esempio durante la giornata mangiavo a sufficienza, ma che magari verso sera avevo un pochino di fame in più e però per fare la ricomposizione la sopprimevo, facevo finta di niente e sapevo che se io volevo mantenere quella condizione, quel fisico, dovevo semplicemente seguire il programma. E quindi appunto dopo mesi che un pochino andavo a dormire con un po' di fame in più, è qui che mi sono detto ne vale veramente la pena? Ho fatto praticamente un anno di ricomposizione corporea. Cosa è successo? E allora voglio parlare dei pro. I pro è che ho mantenuto praticamente un fisico definito e con gli addominali in vista per quasi un anno, e quella era una cosa che non avevo mai fatto prima, appunto perché io facevo questi cicli di bulk e cut, e quindi riuscire a mantenere l'addome per tutto l'anno era per me un obiettivo che mi ero imposto e una soddisfazione, perché alla fine in qualsiasi momento dell'anno appunto potevo sentirmi ed ero felice anche a livello visivo. Quindi quello è il pro maggiore. Il secondo pro è che comunque sono progredito un sacco in palestra senza dover accumulare per forza massa grassa. Il terzo pro è proprio perché non ho accumulato massa grassa, ad esempio che si fa dopo una fase di massa, non ho dovuto fare per gran parte di un anno una fase vera di definizione. E quindi questi sono i 3 pro principali. Passiamo però ai contro, perché almeno sulla mia pelle ci sono sia i pro che dei contro importanti. Il primo contro, molto probabilmente non ho massimizzato la mia crescita muscolare. Sì, sono migliorati i miei volumi, migliorati i miei carichi in palestra, ma in termini di livello visivo, a volte quando facevo dei bulk e prendevo su più massa in generale, non solo muscolare ma anche grasso, e ovviamente iniziavo a accumulare grasso ma iniziavo anche a diventare più voluminoso, probabilmente anche in termini di massa muscolare, lì vedevo nettamente un miglioramento. Con la ricomposizione invece era tutto molto molto lento, da un giorno all'altro, da una settimana all'altra non vedevo quasi niente, anche per un mese, da un mese all'altro vedevo pochissimo. Però appunto dopo 6 mesi ero chiaro che ero migliorato, dopo 12 mesi mi sono iniziati a venire qualche dubbio. Quindi il contro maggiore è che non vedevo una netta crescita muscolare. Contro numero 2 appunto era questa precisione che dovevo avere con la dieta, che non mi potevo veramente permettere di mangiare troppo né di qua né di là, dovevo appunto essere molto preciso e molto attento al mio piano perché volevo fare le cose per bene e sapevo che se avessi sforato anche solo di qualche caloria, poi rischiava di rovinare appunto l'effetto della ricomposizione, perché sarei partito magari verso un surplus calorico. Quindi dovevo stare abbastanza maniacale anche con quello che mangiavo, le quantità di calorie che ingerivo, e diciamo che dopo 6 mesi va bene, dopo 12 mesi mi è anche venuta voglia di essere un pochino più tranquillo, magari fare una fase di massa per poi fare una fase di definizione, dove comunque nella fase di massa posso essere un po' più rilassato, è una fase di investimento e so già che mi posso prendere quei mesi un pochino più tranquillamente sulla dieta. Il terzo
contro, che non è veramente un contro, ma è semplicemente una riflessione, è che passati 12 mesi è passato un anno di tempo e un anno di lavoro. E quando io vedo il mio fisico prima di quell'anno e dopo questi 12 mesi, è ovvio che mi sale un dubbio dicendo: ma non sarebbe stato più produttivo fare invece una fase di massa per poi seguita ovviamente una fase di definizione, invece di mantenere tutto l'anno un fisico così in questa condizione, ma poi ovviamente non avere magari, non massimizzare la crescita muscolare? Questa era quindi la riflessione e quello che alla fine mi ha fatto decidere di terminare la ricomposizione corporea e di fare questo video qui, parlando appunto dei pro, dei contro, di come mi sono sentito, dei risultati. E infatti la mia prossima mossa qual è? Molto probabilmente decido di tornare a fare una fase di massa o comunque di lean bulk, e poi successivamente, se ne avrò bisogno, dovrò fare appunto una fase di definizione. Per quale motivo penso che sia meglio? No, semplicemente ho provato la ricomposizione corporea, è decisamente, ha funzionato anche per me che mi alleno da molti anni ormai, ha funzionato nettamente per i primi 6 mesi, i secondi 6 mesi, quindi verso i 12 mesi, verso l'anno in cui facevo questa ricomposizione corporea, ho iniziato a vedere meno benefici, ed è da qua che ho deciso quindi molto probabilmente che per dare anche stimoli diversi, un piccolo cambiamento, ci sta il mio livello, e quando dico il mio livello non intendo di grossezza fisica, intendo di purtroppo anni di allenamento, perché mi alleno da tanto tempo, ci sta magari adesso provare nuovamente, con tutta l'esperienza che ho adesso, tutta l'informazione in più che so adesso, provare nuovamente un ciclo di bulk e cut. Quindi quella probabilmente sarà la mia prossima mossa. E quindi arriviamo alla fine, ricomposizione corporea. In primis, in questo video non ho spiegato esattamente come farla, ma se volete quel video fatemelo sapere qua sotto nei commenti. E ultima cosa, te la consiglio o non te la consiglio? Sicuramente, senza dubbio, te la consiglio se stai in due situazioni. Una situazione, ti allenavi magari prima pandemia, poi hai fatto un lungo stop e ora ti stai riprendendo ad allenare. Al 99.9% io ti dico che una ricomposizione corporea nel tuo caso è ottima e la consiglio molto. Ho molti clienti a cui appunto faccio proprio un protocollo di ricomposizione corporea perché si trovano in questa situazione. Quando riprendiamo, anche con un lieve deficit calorico, se noi spingiamo il volume, l'intensità nell'allenamento, riusciamo a creare e attuare una ricomposizione corporea. E io penso che su 5 clienti che mettono in ricomposizione corporea, 4 di loro ottengono degli ottimi risultati, forse anche 4.5. Beh, non si può fare la matematica, ma stiamo là. Quindi veramente è consigliato se tu recuperi o riprendi ad allenarti da un lungo periodo di stop, perché grazie alla memoria muscolare la ricomposizione corporea potrebbe venirti anche molto più facilmente, anche impostando un lieve deficit calorico oppure stando in mantenimento. Quindi quella è la prima situazione a cui lo consiglio. Secondo, se sei felice del tuo fisico attuale, se sei leggermente skinny fat, se non ti va di fare una presa di massa in cui metterai su anche probabilmente un po' di grasso e poi seguita da una fase di cut in cui dovrai tagliare le calorie, se sei felice al tuo, diciamo, peso forma e vuoi semplicemente migliorare la tua composizione corporea, migliorare la tua proporzione di massa muscolare a massa grassa o a grasso, allora lì lo consiglio. Consiglio una ricomposizione corporea perché potresti vedere già nei primi 1, 2, 3 mesi, poi se la mantieni per 6 mesi, veramente potresti vedere il tuo fisico cambiare. Ci butto qua sullo schermo qualche trasformazione di alcuni dei miei clienti oppure dei dati in cui abbiamo visto che insieme 3, 4, 5 mesi la massa grassa scende, la massa muscolare sale, le circonferenze salgono, quindi la ricomposizione corporea in pratica funziona, è possibile, è fattibile, soprattutto se siamo in queste due condizioni. Ovviamente se si è principianti lì praticamente dovrebbe funzionare da subito, se si è più avanzati potrebbe non essere la raccomandazione per tutti, o comunque ci si può provare ma magari non è la soluzione migliore. E allora raga, questa è la fine di un video ed è la prima volta che ne edito uno così impegnativo con tutti i titoletti, ci ho messo veramente un sacco di ore, quindi se ti è piaciuto fammelo sapere con un like o con un commento. Io pensavo di alternare magari dei full day of eating, dei vlog con questi video, e vorrei parlare di alcuni argomenti più nel dettaglio, anche proprio andare nel dettaglio di protocolli, di cosa fare se si è skinny fat, di come ottimizzare una massa, di come fare una definizione. Vorrei andare molto nei dettagli e farne di più, però
aspetta appunto di vedere il riscontro di questo video, perché veramente ci ho messo tantissime ore di lavoro. E quindi sì, fatemi sapere se vi è piaciuto con un like o un commento. Poi ovviamente se volete seguire alcuni dei miei programmi trovate tutti i protocolli sul mio sito muscoliavita.com. Trovate annesse anche tutte le testimonianze e i feedback di alcuni ragazzi che la stanno già seguendo adesso. Abbiamo centinaia e centinaia di trasformazioni, quindi sono veramente fiero. Quindi se cerchi un protocollo ottimizzato e lo vuoi seguire dalla A alla Z, vai sul mio sito e decidi, magari ne trovi uno che fa per te. Questo è tutto, ti apprezzo un sacco e noi ci vediamo nel prossimo video. Ah, quasi mi dimenticavo. Come sempre, keep improving.